Buonasera gentili radioascoltatori, studierai di Saxa Rubra, le immagini ci arrivano da Riyadh, 3800 km di linea d'aria a sud-est rispetto a dove ci troviamo noi per la prima partita di questa rinnovata Supercoppa Italiana, formula a quattro squadre di fronte alla prima e la seconda del campionato, la vincitrice della Coppa Italia e la finalista, quest'oggi la prima semifinale, domani la seconda partita, lunedì la finale. In campo sono già pronte, mentre intanto risuonano in sottofondo le note dell'inno della Lega, Napoli e Fiorentina, ovvero la vincitrice del campionato e la finalista della Coppa Italia dell'anno scorso, ma anche rispettivamente la grande malata del nostro calcio. Pensate che il Napoli ha raccolto fino a questo momento in campionato, dopo la prima giornata del girone di ritorno, 22 punti in meno rispetto a quanto fatto l'anno scorso. Per contro, oltre alla grande delusa del campionato, ci sarà una delle due rivelazioni, l'altra è il Bologna, ma c'è la Fiorentina che al momento occupa la quarta posizione in classifica con 10 punti raccolti in più rispetto all'anno scorso ed in piena lotta per la zona Champions. Cambio di gioco di Lobotka dalla sinistra verso il centro, dove il pallone viene toccato in avanti da Rachmani per Kajust, che apre bene a memoria per lo scatto in avanti di Mazzocchi, che poi duetta con Politano. Politano, c'è la sovrapposizione di Mazzocchi, va invece a convergere Politano, la conclusione di Politano, la palla alta di un soffio sopra la traversa, con da capire adesso se c'è stato tocco oppure no, ma questa insomma iniziativa molto interessante da parte di Politano, che ha sfruttato il fatto che Mazzocchi gli abbia portato via un uomo per andare direttamente alla conclusione. La palla è uscita veramente di un soffio. No, e poi l'ha toccata, calcio d'angolo, perché ha fatto una grande parata. Sì, qui l'ha toccata. Terracciano. Di Lorenzo a destra per Mazzocchi, sfera all'indietro, gestita nuovamente per la difesa del Napoli con Rachmani, che scambia con Gollini. Juan Jesus, siamo sempre comunque nei pressi dell'area di rigore del Napoli. Questa volta è buono lo scavetto di Mario Rui per Kvaratskhelia, che mette in movimento Juan Jesus. Attenzione, il break del Napoli con Juan Jesus a cercare Simeone in area di rigore. Simeone, la conclusione, il gol. C'è il gol del Napoli, il gol del Napoli che passa in vantaggio proprio con il ciolito Simeone. Iniziativa nata da un tacco di Mario Rui per Kvaratskhelia, proseguita con il break di Juan Jesus nel cuore dell'area di rigore. Simeone ha preso la palla, ha fatto fuori il proprio marcatore sul secondo palo, è andata a trafiggere Terracciano. Siamo arrivati al 23esimo minuto di gioco, Napoli 1 Fiorentina 0, Simeone un gol, Massimo Orlando da manuale. È grandissima azione del Napoli, e qui la rivediamo con Juan Jesus, che è bravo a salire e ad andare ad anticipare appunto i centrocampisti della Fiorentina. Vede il movimento di Simeone, che va ad attaccare i due centrali della Fiorentina e poi dopo calcia perfettamente ad incrociare, niente da fare per Terracciano. Questo è un gol da grande bomber, Sì, perché comunque la posizione era abbastanza defilata, Terracciano copriva bene il primo palo, lui è andato ad incrociare con la palla che ha veramente sfiorato il secondo palo per entrare dentro, l'angolo di tiro era molto stretto. Insomma, Simeone, gol numero 3 in stagione fino a questo momento, insomma, forse è il più importante della sua stagione, no? Mi viene da dire. Sì, e devo dire se lo merita questo ragazzo, perché secondo me quest'anno gli è stato dato veramente poca possibilità. Napoli, sappiamo tutti i problemi, vicissitudini, no? Problemi con l'allenatore iniziale, con Garcia, insomma, il ciolito Simeone è un ragazzo che a Firenze, a Verona, il primo anno di Napoli, insomma, ha sempre fatto bene, e sinceramente quest'anno ha avuto pochissime chance, secondo me, e ripeto, in un modo abbastanza immeritato. Poi dopo, vedi, ti danno la chance in queste partite così importanti, primo pallone vero a disposizione, dimostra tutto il suo valore da centravanti. Corner in favore della Fiorentina, la bandierina è quella di sinistra, Cristiano Biraghi si prepara proprio con il mancino ad andare a battere il pallone, a riversarlo all'interno dell'area di rigore, dove c'è il consueto nugolo di uomini. Non ci sono, quantomeno al momento, i blocchi che spesso si vedono, ma principalmente perché Napoli difende a zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gli uomini della Fiorentina all'interno dei 16 metri del Napoli. La palla spiove in area di rigore, Caiode la rimette poi fuori, visto che nessuno è riuscito a deviarla in maniera positiva verso il davanti. Allora la grande parata, attenzione, di Gollini, e poi c'è il pareggio. Il pareggio della Fiorentina, si alza però la bandierina del guardarino a segnare una posizione di fuorigioco, azione molto confusa con il pallone che era stato rimesso in mezzo da Brecalo, la conclusione, la risposta di Gollini, poi la palla è finita sui piedi di Beltran, che è andato a segnare, ma in questo caso si è alzata la bandierina del guardarino a segnalare una posizione di fuorigioco da parte proprio di Bonaventura, che aveva fornito l'assist a Beltran, una posizione di fuorigioco netta, ripetendo dal replay. È stato bravo, dobbiamo dire, pure il guardarini, in un'azione, come detto, molto
confusa ad alzare subito la bandierina, a vederla subito. Sì, la spizzata di appunto Martinez quarta palla sul palo che finisce poi a Bonaventura, che era leggermente fuori gioco ma che era stato bravissimo poi a mettere la palla nel mezzo e non a calciare. Aveva visto Beltran tutto solo che da un metro aveva messo la palla in rete. Qui la Fiorentina per pochissimi centimetri non trova il pareggio, poi lancio in avanti per Riconè, attenzione lato corto dell'area di rigore, attacca la Fiorentina, sfida Mario Lui, finisce a terra, vediamo cosa dice l'arbitro. A calcio di rigore, calcio di rigore in favore della Fiorentina. Adesso i giocatori del Napoli vanno a protestare, abbracciano Iconè, qui i compagni di squadra della Fiorentina. L'arbitro ha fatto chiari cenni che andrà a parlare anche con il VAR. VAR e VAR, lo ricordiamo, sono Aureliano e Marini. Aveva letteralmente portato a scuola, come si dice in gergo cestistico, Iconè, Mario Rui, palla da una parte, giocatore dall'altra. Tocco mi è apparso insomma abbastanza netto. Sì, assolutamente. Prima che calci rigore, appunto, a proprio lui, complimenti, perché ha fatto uno stop meraviglioso su un lancio lunghissimo, l'ha messa lì e poi 3, 4, 5 finte. A quel punto Mario Rui con la punta del piede lo sbilancia, calcio di rigore netto, grande giocata di Iconè. 44esimo minuto nel corso del primo tempo, Iconè contro Gollini, Napoli 1 Fiorentina 0, ma c'è un calcio di rigore in favore della Fiorentina. No. La rincorsa di Iconè, che è pronto ad andare a battere, la rincorsa, la battuta con il sinistro, la palla alta. La palla alta sulla traversa, clamoroso, non si sblocca Iconè. E diciamo a Massimo Orlando, a parte un rigore battuto male, ma diciamo che se prima non stava particolarmente simpatico alla curva Fiesole, adesso diciamo che non guadagna punti con questo rigore. No, ne perde tanti Manuel, ne perde tanti, perché già se lo vai a vedere c'aveva la faccia non serena prima di calciare questo rigore. Grande responsabilità, ha voluto prendersi il pallone perché non è un rigorista lui, proprio perché aveva bisogno di sbloccarsi, ma qui pal col corpo lì indietro, palla veramente calciata malissimo, dopo aver trovato una giocata meravigliosa di rigore sciupa tutto con questo calcio veramente brutto. Lo sguardo di Jonathan Iconè la dice veramente lunga sull'occasione divorata. Lui probabilmente credo che abbia voluto proprio battere il rigore un po' per cercare di esorcizzare questo brutto momento, perché insomma il rigorista in questo momento della squadra credo che sia Beltran, no? Tra i giocatori che sono in campo, o Bonaventura. Ma infatti ora Bonaventura lo ha sbagliato a Sassuolo, dunque, e non l'ha calciato, se ti ricordi bene, col Bologna, no? Non era tra i cinque, però Beltran è un rigorista, molto probabilmente lì è andato proprio a prendersi il pallone lui, aveva fatto tutto perfettamente, la giocata, lo stop, il dribbling meraviglioso, e poi dopo io capisco che i rigori si sbagliano, però quando non sei nel momento migliore, secondo me andare a calciare un rigore così delicato forse è meglio passare la mano, dal mio punto di vista. Tanta personalità, ma a posteriori, per carità, come dice il proverbio, del senno di poi sono piene le fosse, ma a posteriori non è stata decisamente la scelta corretta. È proprio Simeone che adesso innesca il tema offensivo del Napoli con Di Lorenzo che va a servire Lindstrom, che con il tacco intelligentemente va a guadagnare sull'opposizione di Martinez quarta un calcio d'angolo che verrà battuto dalla bandierina di destra, fronte offensivo partenopeo. Qui Lindstrom è stato molto intelligente, capendo che non avrebbe potuto ottenere di più, molto di più rispetto al calcio d'angolo, a far carambonare la sfera sugli stinchi di Martinez quarta, andando a guadagnare una palla inattiva che viene affidata al destro di Zirischi, uno che di solito i calci d'angolo li calcia decisamente molto bene. La battuta del corner, il colpo di testa e poi il gol! Il gol del raddoppio del Napoli con Zerbin, che finisce anche a terra, si è anche fatto male, ma il Napoli è andato a raddoppiare. Proprio lo stesso Zerbin, adesso viene chiamato l'arbitro anche ad andare a verificare le condizioni di Zerbin. Uomo e palla sono finiti entrambi in rete, la fase anche abbastanza confusa, ma i giocatori vanno a rincuorare Zerbin, che al momento resta abbastanza tramortito all'interno della porta. Ma insomma tanta confusione in campo, lo sguardo di Arthur che la dice lunga su quello che poteva essere e non è stato per la Fiorentina. È arrivato in mischia il raddoppio di Napoli con Zerbin, che credo abbia sbattuto la testa sul palo. Sì, la faccia dopo aver fatto gol non era una faccia bella a vedersi, ti devo dire la verità, mi ha messo anche un po' di paura, perché nel tentativo di anticipare chiaramente Parisi si strattona un po' con Zerbin, che mette la palla dentro e va a sbattere proprio sul palo. Mamma mia. E ha preso una bella botta, speriamo davvero che si riprenda subito.
adesso il gol veramente non conta nulla, perché davvero il ragazzo ha preso una gran botta. Speriamo che sia solamente l'impressione, però insomma queste velocità è sempre molto rischioso. Sai, le due cose positive sono, anche per rincuorare insomma chi ci ascolta, certo, e non vede le immagini, il fatto che la botta l'ha presa comunque un po' di striscio. Sì, di striscio, hai ragione, esatto, e poi l'ha presa con la nuca, che assieme alla fronte è la parte più dura della testa. È in piedi, è in piedi Zerbin, borsa del ghiaccio sulla nuca, un po' stordito, ma insomma adesso non ha ancora realizzato probabilmente di aver segnato il gol del 2-0. Adesso anche lo speaker dello stadio a Riyadh, dagli effetti audio che ci arrivano in cuffia, ci pare di capire che va ad annunciare il gol di Zerbin. E allora il raddoppio del Napoli, certificato anche dal VAR, ma soprattutto certificato dal fatto che Zerbin si è rialzato in piedi e adesso non so se riuscirà subito a rientrare in campo, ma comunque ha evitato quei peggiori, perché la zuccata che ha dato sul palo dopo aver realizzato il gol in mischia con il tocco, con il mancino, veramente a spizzare il traversone che arrivava dalla destra, è stata veramente una zuccata che ci ha fatto preoccupare. Sì, Massimo, ci ha fatto preoccupare, perché la faccia veramente all'inizio era davvero preoccupante, la smorfia. Poi dopo, per fortuna, fra l'altro a te, perché appena ha recuperato un pallone a te. Eh sì, attenzione, perché adesso proprio lo stesso Zerbin, no, prova, vabbè, incredibile, il terzo gol del Napoli, proprio lui Zerbin, appena rientrato in campo, la transizione offensiva è arrivata al limite dell'area di rigore e con il destro è andato a trafiggere imparabilmente Terracciano. La chiude qui il Napoli, proprio con Zerbin, doppietta di Zerbin, e qui ci sarebbero tante cose da dire. La prima è che siamo stati subito smentiti, giocatore adattato in quel ruolo, entrato in campo per necessità, ha fatto doppietta. E poi giocatore che aveva preso una botta in testa ci ha smentito facendosi vedere in splendida forma con questo raddoppio. 3-0 per quello che riguarda il Napoli, doppietta per Zerbin. Questo però, Massimo Orlando, indipendentemente da tutto, è veramente il bello del calcio. Sì, no, questo è il bello del calcio davvero. Ovviamente dispiaciuto, perché la Fiorentina non meritava di prendere 3 gol. 3-0 è pesantissimo, però Zerbin che va a sbattere contro il pallo, che non si accorge neanche di aver fatto il gol, poi rientra e va a pressare subito il centrocampista della Fiorentina, recupera questo pallone, poi è bravissimo a resistere in velocità, ad incrociare questo tiro imparabile per Terracciano. È un grande gol questo, una bella storia, come dici te, ma il calcio quante se ne ha regalate. Sono contento per Zerbin, perché è un ragazzo giovane e sinceramente, ripeto, la smorfia mi aveva messo un po' di apprensione, e diciamo che si è tolto la soddisfazione in un minuto, 2 gol in una partita così importante. Bravo Zerbin. Napoli 3 Fiorentina 0, e questa veramente, lo dicevamo, è una bella storia. Sono i primi 2 gol di stagione peraltro per Zerbin, che è un giocatore classe 1999 che è cresciuto nelle giovanili del Napoli, ma anche prima ancora dell'Inter. Ha tante esperienze in Italia, in piazze anche diciamo di secondo piano, tanti prestiti, Viterbese, Cesena, Provercelli, Frosinone, prima di tornare alla casa madre nel 2022. Una doppietta, la prima col brivido e col dolore dell'inzuccata sul palo dopo aver segnato, tanto che, come diceva giustamente Massimo Orlando, probabilmente non si è neanche accorto di aver segnato. La seconda con un gol di rapina, ma molto bello, e dunque il sigillo sulla 3-0 per mette virtualmente in ghiaccio la partita. Le telecamere si soffermano però sull'espressione di Zerbin, man on the match. Eh sì, fra l'altro aveva Duncan che lo rincorreva, che è un giocatore molto bravo nella corsa, dunque ha resistito, e neanche un fuscello tra l'altro. Esatto, ha resistito al rientro di Duncan e poi ha avuto la lucidità, la bravura di incrociare il tiro. È sempre difficile dopo una cavalcata del genere. Insomma, diciamo che gli ultimi 7-8 minuti di Zerbin sono stati veramente molto molto positivi. Una volta c'era nell'occhio il Miracle on Ice, il miracolo sul ghiaccio, in questo caso il miracolo è sul prato verde dello stato Al Awal di Riyadh. Finisce qui, non c'è più tempo, il direttore di gara manda tutti sotto la doccia, il Napoli è la prima finalista della rinnovata Supercoppa italiana. Napoli batte Fiorentina 3-0, rapidamente la successione delle reti al 23esimo della prima frazione di gioco, il gol del Ciolito Simeone su perfetta azione di contropiede, al 44esimo del primo tempo il Fiorentina spreca l'occasione del pareggio con Iconè che si guadagna un calcio di rigore ma poi manda la palla
palla sopra la traversa e nella ripresa è Zerbin Shaw, il giocatore giovanissimo, classe 1999 del Napoli, entra all'81esimo, quinto cambio di Mazzarri, cambio obbligato per andare a sostituire Mazzocchi. All'84esimo in mischia realizza il gol del 2-0, sbatte la testa contro il palo nell'azione del gol, fa trattenere a tutti quanti il fiato, si rialza, riprende diciamo la piena conoscenza di se stesso, si riprende a giocare e dopo appena due minuti realizza in contropiede il gol del 3-0. Le telecamere, le immagini sono tutte per lui con i compagni di squadra che peraltro gli vanno a fare, come spesso si fa tra compagni di squadra, gli vanno a dare quei coppini sulla nuca e lui dice piano perché mi fa ancora male, mi sta mettendo un bernoccolo. Ha ragione, scusa, ma perché gli vanno, dategli una pacca sulle spalle. Però insomma sono contento per questo ragazzo, perché al di là Napoli o Fiorentina, vedere un ragazzo giovane entrare, fare due gol dopo quello che gli era successo, sono sbattendo la testa, e adesso tutti giustamente lo festeggiano. Questo è il bello del calcio, dello sport, che in pochi minuti delle volte ti puoi togliere delle soddisfazioni incredibili. C'è un bel detto inglese che dice from zero to hero, da zero a eroe. Esatto. In questo caso per zero non si parla di zero meriti, ma ovviamente zero perché era appena entrato, certo, in campo, è stato lui a girare la partita.